Messianici cristiani affermano che Gesù è, un nome corretto per il Messia, è così, davvero? In una recente rivista messianica, di cui non facciamo il nome, è apparso un articolo che si proponeva di affrontare la questione: è il nome, Gesù, pagano? L'articolo era chiaramente una difesa dell'uso del nome, Gesù, a dispetto dell'ammissione dell'autore che questo non è il nome, originale, nome di nascita, dato al Messia, da sua madre ebrea, Miriam. Il problema, sollevato da questo articolo, è come un inganno secolare progettato per gli incauti increduli. Esula invece dal vero problema di base che proviene da un appellativo cabalista, gnostico di maledizione che non è nemmeno un nome, YSHV, Gesù, ma solo un acronimo di Yash Shem Ov Zichro, che significa in ebraico, che il suo nome e il suo ricordo siano cancellati per sempre. Tuttavia, tutti i maggiori esperti convinti di questa etimologia, anche con l'anello mancante di cui sopra, non riescono a comprendere che essa è un'esca paganizzata per distrarre la nostra attenzione dal vero problema con la parola, Gesù. Il problema non è come traslitterare Gesù in greco. Il vero problema è come traslitterare il vero nome, Yahshua, dall'ebraico, in altre lingue. Il cambiamento del nome del Messia da Yahshua a Gesù, un errore di traduzione. Serve certamente allo scopo di offuscare la sua vera identità ebraica e il suo ministero ebraico. Il profeta di Israele dice in Geremia 16:19: O Yahweh, mia forza e mia fortezza, mio rifugio nel giorno della tribolazione, le genti verranno a te dalle estremità della terra, e diranno: sicuramente i nostri padri hanno ereditato menzogne, vanità, e cose in cui non vi è nessun profitto. www.hal.info